Ragazze, ciao a tutte! Sono qui con un nuovo video su come realizzare una ricostruzione con la tecnica Baby Boomer. Ho già realizzato questa tipologia di video, però utilizzando l'acrygel. Se non lo avete visto, potete trovarlo sul mio profilo. Dopo aver preparato l'unghia naturale, stendo a smalto la base e lascio polimerizzare in lampada per 30 secondi. Terminata la polimerizzazione della base, posiziono le cartine per eseguire l'allungamento. Per questo lavoro utilizzo questo gel dell'azienda Nail4, ovvero un soft white. Stendo in modo sottile uno strato di scivolamento e vado a posizionare il gel tra il bordo libero e la cartina, e lo sfumo verso la zona cuticolare. Dopodiché metto in lampada e lascio polimerizzare 10 secondi. Pinzo e completo la polimerizzazione in lampada per circa 90 secondi. Fatto lo stesso identico procedimento per tutte le altre unghie. Volendo, posso realizzare l'allungamento su tutte e 5 le unghie, poiché questo gel non cola. Dopo l'allungamento col soft white, se può rendervi più sicure di rendere una sfumatura omogenea, potete sgrassare e andare a limare la superficie del bianco in modo tale da renderlo liscio e omogeneo. Dopo che abbiamo tolto eventuali disomogeneità del bianco, possiamo procedere con l'altra metà del baby boomer, ovvero con il camouflage. In questo caso, come avete visto, ho usato il gel camouflage automodellante della colorazione Natural. Questo gel è un monofasico e catalizza in lampada dai 90 ai 120 secondi. Essendo un gel automodellante, in questo caso ho preferito eseguire un'unghia alla volta e metterla in lampada per qualche secondo. Nonostante mi piacesse davvero molto questo camouflage, pensavo fosse un po' troppo scuro rispetto alla tipologia di pelle che avevo di fronte. Ho quindi deciso di utilizzare questo sigillante senza dispersione color latte, in modo tale da sbiancare leggermente la parte rosata ed enfatizzare invece la metà bianca. Ecco il lavoro terminato, spero vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere se il video l'avete trovato interessante e se avete qualche altra proposta, mi farebbe piacere saperlo. Un bacio e a presto!